Zelkor presenta Il sentiero indiano, letto dalla musifavolista. Quando anche l'ultimo ramo venne sistemato sulla catasta di tronchi e di frasche d'abete, Robert fece qualche passo indietro per ammirare il tutto con sguardo corrucciato, i muscoli che fremevano di fatica sotto la sudicia giacca a vento, l'alito di novembre che gli congelava il sudore sulla fronte e sul collo. Tuttavia, non poteva dirsi certo che i tremori derivassero unicamente dal freddo, quanto dalla vicinanza al sentiero indiano, che si snodava tra gli alberi secolari oltre la barriera alta quasi 2 metri che lui e i suoi compagni avevano appena finito di erigere. Si tolse i guanti da lavoro, infilandoseli nella cintura, e frugò le tasche in cerca dello spiegazzato pacchetto di camel. Attorno a lui, gli altri avevano già iniziato a fumare in un silenzio gravido di pensieri cupi, come quello che si prolunga dopo una tumulazione. Magari lo fosse stata, si ritrovò a riflettere Robert, facendo scattare la rotella dell'accendino con il grosso pollice calloso. Una tumulazione significava la fine per qualcuno o per qualcosa, e nel loro caso poteva dirsi che si trattava di entrambe le situazioni, per quanto sconcertante. Mentre tutti loro ben sapevano che, nonostante gli sforzi, la barriera sarebbe servita solo come soluzione momentanea al problema. Sarebbe crollata. Prima o poi crollava sempre. Forse era il peso della neve che d'inverno cadeva abbondante, forse il seguente disgelo, forse il vento, forse qualcos'altro, ma a questo nessuno voleva pensare. Una nube di catramoso fumo di tabacco misto a nicotina gli gonfiò i polmoni nell'ampio torace prima di venire sbuffato fuori dal petto con un sibilo dalle narici. La catasta gli occultava la vista, ma avvertiva lo stesso la presenza del sentiero che proseguiva oltre, salendo dolcemente verso la cima della montagna, a sfiorare le formazioni di roccia dove si insinuavano le cascate e i torrenti, un luogo di silenzio e di segreti. Il sentiero indiano, già. Si era chiesto spesso il perché di quel nome dal momento che i nativi erano stati i primi ad evitarlo. I bianchi, nel corso di centinaia di anni, non erano stati altrettanto furbi. Sopra le loro teste il vento gemette tra i rami spogli, facendo oscillare le sommità dei tronchi. Una trama intricata si agitò contro quel cielo cadaverico e gelide spire si insinuarono sotto i giacconi della comitiva, facendoli trasalire e rendendo desiderabile la vicinanza con la vecchia stufa di Nelly, nonché un bel bicchiere del suo buon sidro caldo alla cannella. Di certo, lei gli avrebbe offerto tutto. Lo faceva sempre dopo che costruivano la barriera. Senza che nessuno parlasse, il gruppo prese a incamminarsi lungo il percorso più ampio dal quale si diramava il sentiero indiano. Dal cielo, pigri e minuscoli, iniziarono a calare i primi fiocchi di neve. Il freddo era intenso, metallico e pungente. Sarebbe stato un inverno spietato e molto nevoso. Chissà quanto avrebbe retto la barriera. Come ogni volta, tutti speravano di aver costruito quella definitiva, ma sapevano bene di illudersi. La giornata era ideale. Fresca e frizzante come una sorsata di limonata lasciata intiepidire a un pigro sole. Pur amando tutte le stagioni, Tania Bears sentiva che l'autunno era la sua preferita, specie in settembre, quando il caldo estivo si miscelava ai primi freddi, creando un clima perfettamente bilanciato, dove intensi cieli azzurri facevano da contrasto alle mutevoli tinte degli alberi. Mentre sedeva al tavolo a mangiare pancake innaffiati da spremuta d'arancia, i suoi occhi vagavano oltre le finestre del locale, ammirando le montagne. Sotto le prime luci del giorno, le chiome si infiammavano d'oro e di scarlatto, dando vita a virtuosismi cromatici da togliere il respiro. E quando il vento scompigliava la foresta, essa diventava un enorme caleidoscopio. Persa in quello spettacolo, fece finta di non sentire gli sguardi degli altri rustici avventori che le accarezzavano le gambe snelle e toniche sguscianti dagli shorts. Che guardassero pure. Se gli standard femminili del posto erano rappresentati dalla tizia dietro al banco, un donnone in camicia a scacchi distinguibile dagli altri uomini solo per un accenno di seno e l'assenza di barba, ben capiva come mai fossero tutti così smaniosi.
Era cresciuta in un piccolo centro rurale del Maine, non diverso da quello, ed era abituata a certi personaggi, come anche a certi luoghi. Il locale di Nelly era poco più che una bettola di assi di legno, con premi di pesca, galli cedroni imbalsamati e fotografie che decoravano le pareti. Al centro, una stufa panciuta di ghisa dominava la scena. Al momento era spenta, ma entro un paio di settimane gli avventori del locale si sarebbero radunati nel suo alone caldo come pulcini attorno a una chioccia, intenti a tracannare birra a basso costo scambiandosi sconcezze da montanari. Dovette fare uno sforzo per staccare gli occhi dallo spettacolo oltre la finestra e posarli sulla cartina aperta di fianco al piatto macchiato di sciroppo d'acero. Una linea rossa mostrava lo svolgersi del percorso che avrebbe imboccato di lì a poco. Era un sentiero da principianti, nettamente inferiore ai suoi standard, ma a Tania andava più che bene. Era stata a lungo lontana dalle escursioni a causa di una frattura alla caviglia e solo da poco aveva ripreso la sua attività preferita. Una camminata poco impegnativa le avrebbe dato modo di immergersi maggiormente nelle meraviglie del luogo. Sorseggiò le ultime dita di succo d'arancia, pagò il conto e uscì all'esterno. La maliziosa brezza settembrina le massaggiò le gambe con mani fresche. Si sentiva forte, piena di energia, pronta a fondersi con la natura. Marciò a passo calmo ma deciso, lo zaino aderente alla schiena, la visiera del berretto che le gettava una benda d'ombra sugli occhi. Non furono pochi quelli che, notandola passare, si volsero a guardarla. Era alta, atletica, la pelle delicatamente scurita dalle lunghe ore trascorse all'aria aperta. I capelli simili a truccioli di bronzo lucente, gli occhi come perfette sfere d'agata, una visione. Oltrepassò la stazione di servizio, lasciando sul volto del giovane inserviente brufoloso un'espressione di ebete sbalordimento. Non aveva mai visto un simile bocconcino, pensò, e fu proprio così che si espresse qualche giorno più tardi davanti allo sceriffo, quando venne accertato che fu l'ultimo della cittadina ad aver visto Tania Bears viva e vegeta. Quando si fermò, circa un'ora e mezza più tardi, lo fece non per stanchezza, ma solo per lasciare che il fascino di quel posto le imbevesse il corpo, lo sguardo e la mente. Dai rami calava una perpetua pioggia di foglie, un dorato stillicidio che produceva soffusi fruscii in tutto il bosco. Centinaia di uccelli gorgheggiavano, un'ultima orchestra prima che l'inverno assorbisse la luce e il calore, riducendo i monti a una gelida landa di alberi spogli e terra indurita dal ghiaccio. Paluginii di sole giocavano tra le fronde e l'aria si era speziata dell'aroma del bosco, un sentore che amalgamava humus, corteccia calda, funghi e altri odori meno definibili che componevano un mosaico olfattivo unico e corroborante. Tania inspirò a pieni polmoni, lentamente, gustandosi quelle fragranze e sentendole scorrere nel sangue insieme all'ossigeno, beandosi dell'idea che così facendo un po' di quell'ambiente le fluisse dentro, depurandola da tutte le tossine che il suo organismo era stato costretto ad assorbire abitando in città. Si sentiva al centro di quel microcosmo e allo stesso tempo ne era parte integrante come un qualsiasi albero, una qualsiasi roccia o un qualunque scoiattolo. Percepì una presenza discreta e voltandosi si trovò a fissare gli occhi grandi e placidi di un cervo che sostava a meno di 10 metri da dove lei si era fermata. Rimase incantata da quella visione, incapace di muoversi, persino di respirare, quasi temendo che un fiato appena troppo rapido potesse spezzare la magia di quell'incontro. L'animale era imponente, maestoso. Corna robuste gli si innalzavano dal capo regale come torri di un castello. Il chiaroscuro delle fronde, proiettato sul suo corpo imponente, lo decorava di un motivo damascato. Donna e animale restarono a fissarsi per quasi un minuto intero, intensamente, quasi volessero leggersi reciprocamente nel pensiero. Quindi, con fare solenne come quello di chi si considera un re, il cervo riprese a spostarsi lungo il sentiero, accompagnato dal lieve tonfo dei suoi zoccoli, entrando e uscendo dalle pozze di luce che maculavano il terreno. Ripresasi dallo sbalordimento, il cuore che fremeva di mille diverse emozioni, Tania gli andò dietro a passo felpato, sentendosi come una giovane nativo americana intenta a seguire il proprio spirito guida. Precedendola di 15 metri o poco più,
la bestia non parve infastidita dalla presenza dell'umana. Di quando in quando si arrestava, voltandosi a guardarla, quasi ad accertarsi che la stesse seguendo. Di questo tenore avanzarono per una decina di minuti e Tania era così concentrata sull'animale da non prestare attenzione a dove metteva i piedi. Avvertì qualcosa farle lo sgambetto e incespicò. Solo il suo buon equilibrio riuscì ad evitarle di stramazzare. Col cuore in gola abbassò gli occhi e aggrottò la fronte. Era stata a un passo dal volare per terra a causa di una vecchia frasca che qualcuno aveva tagliato e abbandonato lì, in mezzo al percorso. Le sbocciò tra i seni un palpitio d'ira, ma un attimo dopo tale sentimento mutò in sorpresa quando si avvide che in quella zona, dove la via principale più ampia si biforcava in una più stretta, il sottobosco era ingombro di macerie. Intanto, il cervo si era avviato verso il sentiero secondario. Le lunghe zampe agili che scavalcavano i tronchi e i rami sparsi ovunque, come crollati giù da una catasta. Aveva fatto solo pochi metri quando si arrestò di colpo, le narici dilatate e frementi, gli occhi attraversati da un sentimento d'allarme. Indietreggiò, le orecchie dritte, i quarti posteriori tremanti. Scosse la testa e girò su se stesso, partendo al galoppo sotto lo sguardo smarrito di Tania, che lo vide sparire tra i cespugli a grandi balzi. Per uno o due minuti ancora ne udì l'agitato trapestio. Facendo attenzione, l'escursionista si avvicinò al punto dove i due percorsi si separavano. Da quanto vedeva, era chiaro che qualcuno, per ragioni che sinceramente non capiva, si fosse dato un gran da fare ad ammonticchiare tronchi e rami all'imboccatura del sentiero più stretto, ma il cumulo doveva essere venuto giù. Si sfilò lo zaino, posandolo ai suoi piedi, estraendo la cartina e una borraccia. Dopo aver bevuto un sorso d'acqua mineralizzata, consultò la mappa solo per aver conferma di quanto già sapeva, ovvero che il sentiero di fronte a sé non era segnalato. Bizzarro, non c'era che dire. In quel momento, un suono la fece trasalire, ridestando in lei ogni allarme ancestrale, prima che si rendesse conto che era solo il vento. Una raffica, incanalata tra degli abeti che scortavano quella stradicciola, fece oscillare le chiome verde-blu emettendo sospiri. Le fu soffiato in faccia un refolo fresco impregnato di resina, di terra umida e di qualcos'altro. Un sentore che la indusse a fremere, ma che non riuscì a trovare nel proprio archivio mentale. Non era sgradevole in sé e per sé. Tuttavia, era quasi certa che fosse stato quello a spaventare il cervo. Si guardò intorno, indecisa, pensando che se la catasta disfatta fosse stata ancora in piedi, nessuno sarebbe mai riuscito a vedere quel sentierino né ad accedervi. Nel punto dove le due strade formavano una V sempre più ampia, il terreno degradava in una discesa ripida e ingombra di rovi intricati. Puntò gli occhi sul sentiero misterioso. Pelci e arbusti erano cresciuti folti ai suoi lati, fin quasi a ricoprirlo del tutto, mentre le ampie chiome degli abeti bloccavano la luce solare quasi totalmente, ricoprendo il terreno con uno spesso tappeto d'aghi. Tania fece qualche passo in avanti e subito avvertì la temperatura scendere di qualche grado, cosa che la indusse a fermarsi. Guardando indietro, notò come il sentiero principale fosse più soleggiato, più ampio e ben spianato, battuto dall'andirivieni di chissà quanti escursionisti. Sapeva che imboccare un percorso non segnalato poteva essere pericoloso, tuttavia non aveva intenzione di addentrarsi per molto. Giusto una breve marcia, niente di più. Con tutta probabilità, quella stradina era la vestigia di un'antica via di boscaioli e verosimilmente sarebbe svanita entro un chilometro. In più, sapeva di avere un ottimo senso dell'orientamento, parecchie ore di luce, nonché una bussola professionale. Poteva stare tranquilla. Forte di tale convinzione, Tania riprese a camminare immergendosi nella penombra che stagnava intrappolata tra i rami, lasciando il noto per l'ignoto. Dopo pochi minuti, si rese conto che il sentiero procedeva dolcemente in salita, compiendo una curva assai ampia attorno al fianco della montagna che si innalzava a sinistra. I suoi scarponi producevano tonfi ovattati sulla fodera di aghi che ricopriva il terriccio al pari di una spessa moquette marroncina. Nonostante fosse un'escursionista esperta, raramente aveva sperimentato il senso di pace che stava inguainando i suoi sensi. Aveva come l'impressione di essersi addentrata in un recesso del mondo,
dove ogni rumore esterno venisse smorzato da un'intangibile barriera. Ancora non sapeva decidersi se ciò fosse reale o solo la sua immaginazione, ma non poteva negare che l'atmosfera fosse pregna di qualcosa di inusuale, solo che non era in grado di afferrarlo. Difficilmente avrebbe potuto immaginare un luogo più serafico, eppure la scena del cervo che correva via terrorizzato continuava a ripresentarsi nella sua mente. Cosa poteva aver percepito di così spaventoso da indurlo alla fuga? Era arduo comprendere le ragioni di un animale. Forse, senza rendersene conto, era stata lei a intimorirlo mentre inciampava. Di colpo lo vide. Il suo corpo trasalì violentemente non solo di sorpresa, ma di un sentimento molto vicino all'orrore, sebbene avesse appena registrato le prime immagini di ciò che sorgeva a lato del sentiero, emergendo da un letto di felci per circa 1,5 metri. Si rilassò nel capire che non era nulla di pericoloso, anche se di fatto averlo pensato così subitaneamente era di per sé l'elemento più sconcertante. Tania colmò in poche falcate la distanza che la separava da quel masso. Più lo osservava e più si sentiva perplessa. Tra i pensieri le sbocciarono immagini di Stonehenge e dei menhir che aveva visto anni prima durante una vacanza in Bretagna. Il monolito sorgeva dal terreno come un enorme, pallido fungo, la forma vagamente augiva spolverata di aghi di abete. Era levigato, lucido come il marmo, di un colore grigio chiaro finemente screziato da un'opaca traccia verdognola che a Tania rammentò subito la muffa di certi formaggi. Pur non essendo esperta in geologia, era piuttosto sicura che quel masso fosse parecchio dissimile dalle rocce che si potevano comunemente incontrare in quei paraggi. Anche la sua forma e la sua posizione le diedero da pensare. Era chiaro che non poteva essere frutto di erosione, ma che qualcuno lo aveva messo lì. Guardandolo, si accorse con stupore di un altro particolare. La superficie del monolito non era uniforme, ma presentava quelli che parevano volti incastrati gli uni negli altri. Comprese che non si trattava di pareidolia. Li vedeva davvero. Decine di facce storte e gonfie che sembravano premere da sotto la pietra. Una in particolare era decisamente grottesca, con gli occhi asimmetrici strizzati in quel che pareva un gemito di agonia. Si chinò in avanti per studiarle meglio, sorpresa e impressionata. Sembravano troppo precisi per essere naturali e d'altra parte il modo in cui erano distribuiti sul masso poteva far pensare il contrario. Del resto, a chi verrebbe in mente di mettersi a scolpire volti in un macigno in mezzo al bosco? Inoltre, per quel che Tania poteva osservare, non vedeva tracce di scalpello o di utensili abrasivi, il che le faceva supporre che quelle forme sembrassero facce umane solo per caso, nate a causa dell'azione della pioggia o del vento. Magari si trattava di qualche artefatto nativo, qualcosa di accostabile ai totem della costa occidentale, ma le sembrava improbabile. Non aveva mai saputo di manufatti nativi simili a quello, e peraltro una cosa del genere avrebbe dovuto comparire tra le pagine della guida. Qualunque cosa fosse, Tania si sentiva stranamente attratta. La affascinava nel profondo, al punto che non riusciva più a staccare lo sguardo da quei lineamenti che si diluivano uno nell'altro. Alzò una mano per sfiorare il masso e, come i suoi polpastrelli lo toccarono, la ritrasse all'istante, facendo un passo indietro. Non era freddo come si era aspettata, bensì caldo. E non del calore di una roccia lasciata al sole, ma quello della pelle umana arroventata dalla febbre alta. Le era persino parso, solo per un istante, di non stare tastando una pietra, ma anzi un materiale cedevole, gommoso, organico. Che stupidata, la biasimò la parte razionale della sua mente. Davvero si era fatta venire le palpitazioni per uno stupido masso. Volle toccarlo ancora per sincerarsi delle sue prime sensazioni, ma non riuscì a ordinare alla sua mano di farlo. Il primo contatto l'aveva troppo ripugnata, non voleva ripetere l'esperienza. Fece qualche altro passo indietro, vagamente turbata senza saper bene il perché. Decise che una volta tornata in paese avrebbe fatto domande in proposito, ma per il momento preferiva proseguire. Lanciò allo strano monolito un'ultima lunga occhiata prima di riprendere il cammino lungo il sentiero. Il pensiero continuò a ripresentarsi per un po', per quanto tentasse di seppellirlo.
Controllò l'orologio, che le rivelò che ormai erano trascorse quasi 3 ore da che si era inoltrata nel bosco e le energie impiegate iniziavano a chiedere il loro prezzo. Senza fermarsi, estrasse da una tasca una barretta di cereali, sgranocchiandola con aria pensierosa. Continuava a pensare al monolito che si era lasciata alle spalle 10 minuti prima e più ci rifletteva, più le sembrava assurdo. Poi, come un lampo, le parve di imbattersi nella soluzione. Ma certo, era così ovvio. Doveva trattarsi dell'installazione di qualche strambo artista ecologico o roba del genere. Avrebbe giustificato lo strano materiale di cui l'oggetto era fatto. Inoltre, probabilmente il realizzatore non aveva ricevuto il permesso per fare una cosa simile, ragion per cui non era pubblicizzata. Doveva averla portata lì di nascosto, forse come una forma di protesta contro l'inquinamento o chissà cos'altro. Aveva letto da qualche parte che il fanatismo di certi ambientalismi si manifestava davvero in modi inauditi. Scoprì di avere nodi di tensione nel corpo solo quando quell'ultima consapevolezza prese a sciogliersi. Buffo, ma quella faccenda l'aveva turbata più di quanto fosse disposto a riconoscere. Beh, ormai non era più il caso di rifletterci su. Non appena pensò questo, individuò una forma grossa e biancastra a un tiro di sasso da lei e si bloccò nell'atto di dare un altro morso allo snack. Un secondo monolito sorgeva al lato del sentiero. Subito Tania provò un palpito di inquietudine, ma poi rammentò il ragionamento appena fatto. Solo l'opera di qualche pazzoide, tutto qui. Evidentemente ne aveva disseminate più di una per il bosco. Vi andò incontro con l'intento di oltrepassarla semplicemente, ma arrivata all'altezza del masso, rallentò fino a fermarsi davanti, studiandolo. Provò di nuovo quel senso di inspiegabile fascinazione in fondo del quale, come uno strato di torba sul fondale di un lago altrimenti limpido, stazionava un vago senso di paura. Era in tutto e per tutto identico al primo, il che avvalorava la tesi che fosse artificiale. Riconobbe persino il volto dagli occhi asimmetrici e dall'espressione grottesca. Questa volta si guardò bene dal toccarlo. Sapeva che era una sciocchezza, ma rabbrividiva all'idea di tornare in contatto con quel materiale caldo come pelle umana febbricitante. Riprese ad avanzare. Era da poco passato mezzogiorno. Il sudore della lunga camminata le incollava gli abiti al corpo e fu con gran sollievo che si sfilò lo zaino inarcando la schiena per stirarsi le membra stanche. Sedette su una roccia piatta, bevendo avidamente dalla borraccia prima di mettersi a frugare nello zaino alla ricerca dei panini che si era preparata. Sopra di lei, le vaporose fronde degli abeti sospirarono al vento, oscillando con movimenti ipnotici. Forse fu quel suono, per quanto familiare, a darle la pelle d'oca. O magari era stata l'aria fresca che le aveva accarezzato le braccia e il collo, raffreddando la pellicola di sudore che la ricopriva. Fatto sta che Tania rabbrividì. E nel farlo, alzò la testa sgranando gli occhi quando si accorse che proprio di fronte a lei, in mezzo a 2 tronchi, una decina di volti pietrificati ricambiavano lo sguardo. Abbassò il sacchetto del pranzo con gesto lento, senza smettere di fissare sbalordita il monolito. Possibile che non l'avesse notato mentre si fermava e si metteva a sedere? Lo trovava improbabile, eppure doveva essere andata per forza così. Mica poteva essersi materializzato dal nulla, dopo tutto. Aprì il crepitante involucro di carta oleata e stava per addentare il panino, ma si accorse di essere a disagio vicino a quell'oggetto inquietante. Di qualunque cosa si trattasse, qualunque significato avesse, non le piaceva e non voleva sostare lì. Sbuffando, afferrò lo zaino per una spallina e camminò a passo svelto fino a che il masso non scomparve dietro una curva. Si accomodò sullo strato di aghi di abete, la fame incrementata dal nervosismo, quando le parve di cogliere qualcosa ai limiti del suo campo visivo. Girandosi a guardare verso il punto dove il percorso sfilava tra gli alberi, provò un vuoto allo stomaco nel trovarsi di fronte l'oggetto di prima. Tania scattò in piedi con un singulto strozzato. Stavolta ne era certa. Il sentiero era sgombro pochi istanti prima. Frizzanti scariche di adrenalina le percorsero le braccia, il cuore le si agitò come un topolino spaventato in una gabbia minuscola. Cosa stava succedendo in nome del cielo? Il vento alitò sul bosco, generando sospiri profondi come quelli esalati da una bocca gigantesca. E fu investita,
annusando in quei refoli il misterioso aroma che impregnava quel luogo strano. Un misto di resina, di corteccia e di qualcosa di inafferrabile. Cercando di riguadagnare la presenza di spirito, l'escursionista prese ampi respiri, fissando la grossa pietra scolpita davanti a sé. Individuò tra tutti gli altri il volto che più l'aveva colpita. Una delle palpebre si spalancò all'improvviso, rivelando un occhio vivo e pulsante, lucido come cristallo. Una pupilla nera si contrasse nell'iride giallo vivo. Proprio come se l'avessero appena toccata con un pungolo elettrico, Tania saltò indietro con un movimento scomposto, una pura contrazione di panico. Senza fiato si gettò sullo zaino, afferrandolo e issandoselo sbrigativamente su una spalla, mentre faceva dietro front, mettendosi a correre. Nella sua testa i pensieri erano una massa vorticante, l'incoerente farfugliare di un gruppo di persone in preda al terrore. Frenò sui talloni pochi metri dopo, quasi andando a sbattere contro il monolito che spuntava in mezzo al sentiero, dove solo pochi minuti prima non c'era nulla. Tania strillò, cadendo dolorosamente sulle natiche, orripilata dall'unico occhio giallo che si apriva sulla superficie di quella cosa mostruosa e che la scrutava con intensità famelica. La ragazza strisciò via, i muscoli che le tremavano al punto da farle dubitare di riuscire a mettersi in piedi. Ciò che stava vivendo era troppo orribile, troppo assurdo perché potesse affrontarlo. Non riusciva a trovarvi alcuna spiegazione. La sola cosa della quale era consapevole era di trovarsi in enorme pericolo. Raggiunse il bordo del sentiero aggrappandosi a un tronco per sollevarsi prima di correre giù dalla china ripida. Non le importava di perdersi, voleva solo togliersi da quel percorso infernale. Il terreno le franò sotto gli scarponi, generando una cascata di detriti che rotolarono più a valle. In una situazione normale non avrebbe avuto alcuna difficoltà, ma era arduo controllare i propri passi in piena crisi isterica. Allargò le braccia cercando di tenersi in equilibrio, ma altro terriccio le slittò sotto le suole. Cadde sulla schiena, scivolando rapidamente verso il basso. Tentò di arrestare la caduta, ma ottenne solo l'effetto di ruzzolare a peso morto, prendendo velocità a ogni capriola. Focolai dolorosi le si accesero ovunque dopo ciascun colpo. Cielo e terra divennero una sfumata confusione nella quale riuscì con orrore a intravedere una sagoma grossa e pallida verso la quale, suo malgrado, si stava dirigendo. Tania conficcò le dita nel terreno puntando i piedi, frenando lo slancio con cui veniva proiettata verso il monolito. Urlò e uno zampillio di terriccio le intasò la bocca. Allungò un braccio infilandolo in un arbusto, serrando le dita sui rami con tutta la sua forza. La pianta si inclinò, alcune radici vennero scalzate dal terreno puntando verso l'alto, ma nel complesso tenne duro, fermando la folle caduta della ragazza a neanche un metro dall'impatto con quello strano artefatto. Respirando affannosamente, il cuore che le batteva a mille contro le tempie, Tania provò a indietreggiare quando si accorse che il suo piede sinistro era scomparso nel monolito fino alla caviglia, avvolto in una massa densa e spugnosa. Non era pietra quella sostanza, non era niente che conoscesse, ma era qualcosa di vivo. Vide chiaramente quella materia pastosa che risaliva lungo il polpaccio, ramificandosi in tanti pseudopodi. Prese a scalciare, folle di terrore e disgusto, cercando di liberarsi. Piegò il ginocchio e un empito d'esultanza le scoppiò nel cuore dal momento che era riuscita in buona misura a estrarre il piede dal monolito. La sostanza produsse un lungo, carnoso filamento che le ricordò un'enorme gomma da masticare mentre viene tirata in due differenti direzioni. Dapprima cedevole, quel cordone parve ritirarsi, portando con sé anche il piede di Tania, inglobandolo nuovamente con tale impeto che la gamba venne assorbita oltre il ginocchio. Sulla superficie del monolito, le bocche dei volti si stavano schiudendo tutte insieme, esalando un disgustoso suono biascicante e sdentato, bramosamente famelico. Ormai con la mente ridotta a frammenti sconclusionati, Tania si divincolava strillando a pieni polmoni, come una mosca in una tela del ragno, mentre il masso vivente la risucchiava inesorabilmente, centimetro dopo centimetro, avvinghiandosi a lei con la sua massa collosa simile a pasta lievitata. Non faceva male, ma il contatto con quella materia era caldo, ripugnante e provocava un effetto narcotico, quasi il suo corpo si stesse imbevendo di nuovo caina. La stava mangiando, la stava divorando viva.
La ragazza, totalmente fuori di sé, si avventò sul monolite, scaricandovi contro una tempesta di pugni, ma quasi subito entrambe le mani gli rimasero appiccicate e vennero assorbite in quel corpo innaturale, trascinandosi dietro anche il resto di Tania. Provò un violento moto di nausea quando aderì con il fianco e il volto a quella calda consistenza molle che le strisciava addosso. Si divincolò, cercando di allontanare il volto, ma ricevette solo una caustica sferzata quando il movimento le tirò i capelli incollati al monolito. Quando aprì la bocca per urlare, un gommoso tentacolo le si insinuò subito tra le labbra, soffocando il suo grido. Ci fu un forte, disgustoso suono risucchiante simile a quello dell'acqua insaponata che scende nello scarico e Tania venne completamente avvolta dalla sostanza, sparendo con un gorgoglio affannoso e strozzato. Una guaina bianca le ricoprì il viso in una maschera mortuaria che restò impressa sulla superficie del monolito. Contratta in un'ultima smorfia di terrore e agonia, fuso in un tutt'uno insieme agli altri. Da un cielo della consistenza del cotone gocciolava una pioggia intensa e fine, il cui tamburellare si spargeva nel bosco con un suono soffuso e monotono, ticchettando sui cappucci cerati che coprivano le teste di Robert e degli altri uomini intenti a erigere l'ennesima inutile barriera. Sapevano che era un lavoro vano, ma nessuno di loro si sentiva capace di lavarsene le mani. Avrebbero continuato così fino a che non fossero stati in grado di farlo, insegnandolo ai loro figli esattamente come un tempo i loro padri avevano insegnato a loro, mettendoli a parte di quel segreto che affondava le radici in epoche remote, quando i primi coloni si erano addentrati in quella terra inesplorata e misteriosa. Dietro il bancone di Nelly, quell'autunno, si erano susseguite le fotografie di ben 4 escursionisti, tutte con la dicitura «scomparso» a caratteri cubitali scritta sotto, come l'epitaffio sopra una lapide. Sapevano che non li avrebbero mai ritrovati, né vivi né morti. Era sempre stato così per coloro che si avventuravano lungo il sentiero indiano. Robert sistemò l'ultimo ramo e fece qualche passo indietro, fissando cupamente quella barriera di tronchi e di fronde. Si sfilò i guanti e, malgrado la pioggia, si accese una sigaretta, sbuffando una nube di fumo azzurrino nell'aria umida. Chissà per quanto sarebbe durata, si domandò sconsolato. Una settimana, un mese, forse un'intera stagione, prima che qualcosa la facesse crollare nuovamente e che quel ciclo infinito ricominciasse.